che ti volevo Sì. porre. Ed è una domanda che per me è ancora una ferita, e so che lo è anche per te, questa ferita. Allora, stagione 1997-98. Il Napoli, sul C'è mercato. il figlio del Giaguaro, che ci saluta. Oh, che onore! Andrea Salutiamolo. Castellini, è il figlio del Ciao Andrea. Giaguaro. Ciao Andrea. Ciao. Ti dicevo, quella stagione lì, 1997-98, la Sì, stagione maledetta della retrocessione disastroso, sì. disastrosa. Io ricordo, ho un ricordo limpido, vivido, ricordo una campagna, diciamo, di rafforzamento per nulla male, nel senso che il Napoli aveva acquistato Protti, che era il capocannoniere, era stato capocannoniere della Serie A, aveva preso Bellucci, aveva preso Rossitto, tutto un insieme di calciatori che, insomma, sembrava che il Napoli potesse dire la sua, non dico ad alti livelli, ma potesse dire la sua almeno in chiave zona UEFA, in chiave Europa. Poi qualcosa si è inceppato, qualcosa si è rotto. Io vorrei saperlo da te, che cosa è successo quell'anno per arrivare ad un punto così basso? Cioè, quel Napoli non valeva quei punti, non valeva una retrocessione, a mio avviso, almeno come forza dell'organico, come valore Sì, dell'organico. no, 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 ma sì, è stata un'annata bruttissima, un'annata, mi ricordo, veramente strana, strana perché la squadra non era male, era un pochettino assemblata, non molto bene, però era una squadra, come giustamente hai detto tu, che non doveva fare quel tipo di campionato assolutamente. E lì ci sono state delle problematiche proprio perché in campo all'inizio non dava nulla, subivamo sempre da queste squadre. Mi ricordo una partita, la terza o la quarta partita di campionato, andammo a giocare a Roma dove perdemmo 6-2 e lì fu praticamente una mazzata psicologica pazzesca. Cioè, le squadre proprio ci passavano sopra e noi addirittura quell'anno lì, già a novembre, diciamo, novembre, diciamo, già eravamo praticamente quasi spacciati, se non spacciati. Cioè, per dirti, ci fu un disastro, ma un disastro sotto tutti i punti di vista. Lì, purtroppo, non è che tu puoi dare le colpe a uno in particolare o praticamente puoi salvare. Lì, praticamente, è stato fatto un disastro proprio dall'A alla Z. Però ti dico che ci furono quattro allenatori diversi, quattro direttori sportivi diversi. C'era un caos perché non c'era una società, non c'era una società alle spalle. Magari ecco, tu retrocedi, ma retrocedi con dignità, non come siamo retrocessi noi con molto anticipo. Lì c'è stata la mazzata tremenda. Io credo che lì, con la retrocessione, diciamo tra virgolette, è finita un po' la mia carriera, proprio quella bella, perché io non è che mi sono più ripreso fondamentalmente, anche a livello mentale. Poi gli anni andavano avanti, sono andato a Firenze. Firenze mi sono un anno mi sono rigenerato, tra virgolette, perché è stato un anno terribile. Perché poi, sai, con l'entusiasmo che io avevo nel fatto di giocare con Napoli, per me Napoli era tutto. Tu pensa che io sono rimasto anche quando il Napoli era retrocesso in Serie B, perché avevo sempre l'intenzione di riportare il Napoli in alto, no? E poi ci fu anche lì delle cose un pochettino particolari che, diciamo, poi me le sono risolte con chi di dovere, che non mi sono piaciute. A me venivano nella mia stanza di ritiro e quell'anno di ritiro di Serie B dicevano: no, tu te ne devi andare, mi volevano mandare per forza all'estero. Una squadra inglese, due squadre inglesi c'erano all'epoca. Però poi alla fine sono rimasto, ho fatto un girone di andata in B con il Napoli a buonissimo livello. Mi ero rigenerato, mi ero ripreso perché per me è stata una mazzata terribile. A E livello credimi, proprio a quando livello psicologico, a livello diciamo. psicologico, quando un portiere psicologicamente cade, non è bello andare in porta perché non dai quello che puoi dare. Quindi lì devi essere serio. E quindi io mi sono ripreso, mi sono messo a posto. Infatti, le ultime partite poi quell'anno lì le fece di Fusco, poi anche facemmi esordire Coppola in un Napoli-Bari in casa. Perché? Perché io sapevo benissimo che se andavo in campo non Potete riuscivo a. ottenere il 75% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro ed avere anche 2,50 € di regalo cliccate sul link di Together Price in descrizione.